David Cousin è naturalmente la stella di questo mondiale 3D, le sue impressioni intanto dell'organizzazione e poi della nostra isola. Dave Cousin, you are the star of this World Championship and we would like to know from you what are your impressions about the organization and about our island. The organization's fantastic. This is actually the second time I've been to Sassara. The first time was in 2006 for a European Cup event that was run by very much the same people. It's a very good event, hosted very well, and here much of the same. It's good courses, very good terrain. It's a perfect place to hold a 3D championship or even a field championship. Very, very good to be here. L'organizzazione mi piace molto, sono stato qua già nel 2006 per campionati europei, quindi, ed erano organizzati dalle stesse persone che hanno organizzato questo mondiale, quindi conoscevo già un po' il luogo e penso che sia il posto perfetto per organizzare un campionato di 3D, così come potrebbe essere anche uno di field. La cosa che ci fa gran piacere noi che lavoriamo in questo campo è che i media americani si sono interessati a questo evento grazie proprio a David Cousin. What we are very pleased about is that the American press actually got interested in this event because of you taking part in it. So we are very pleased about it. Did you know about this? No, this is the first I've heard about it. What American press organization are you speaking of? Which one? No, non lo sapevo, me lo state dicendo voi adesso, quale organizzazione quale... stiamo trasmettendo in America. Ok, he doesn't know which, but they are transmitting in the US. Oh, fantastic, okay. that's good news, that's great to hear. It's a shame though, unfortunately, my own organization that I fly the flag, they... No press releases, no tweets, no Facebook posts. Okay. It's like I'm not even here. Okay. So it's a travesty, really. Gli dispiace molto che invece la sua organizzazione non ha inviato nessuno della stampa e non c'è neanche nessuno che si occupi dei social media, Facebook, Twitter. Non, come che lui non ci sia per la sua organizzazione. Lo facciamo noi. We will do it. Oh, grazie. Good luck. Thank you. Ciao. Thank you. Thank you. Foto. Dieci per Sivos. Cousins 8 Sikos alla terza persona, dovrebbe essere 11 di riga per lo statunitense. Dieci, Dave Cousins, gold medal in compound.
Sikos e Dale Cousins. Ed è 44 a 38 il finale. Congratulazioni di Paolo Botti e del organizzatore Dale Cousins, che è arrivato in questa finale non senza qualche ansia. Per lui anche prima di arrivare in questo ultimo atto, percorso perfetto, dove era Dale Cousins, 44, points, 38 for Josef Sikos. Grande Dale. E allora vi ricordiamo che alle 16:30 procederemo con la premiazione e la cerimonia di chiusura di questo mondiale sul palco che trovate in direzione sud. Poche decine di metri, qui nel foglio del palco di Battimano, siamo a Sassari, che ha ospitato questa edizione 2013 del mondiale 3D, i percorsi sul lago di Paras, la finale in questo splendido palco, davvero una giornata come il volte. Loro che in Italia con gloria vinta nel Verbo Women, Garcia Fernandez a vincere invece la medaglia più pregiata in campo maschile. Oro nel World Bowl per l'italiano Fantozzi e per la francese Cluse, e a squadre le medaglie d'oro per la Danimarca. Per entrambi. Non ne voglio più parlare. Fatto. Podio con tanto azzurro, a partire dalla medaglia di bronzo per Marco Pontremolesi. Third place and bronze medal representing Italy, Marco Pontremolesi. Kenneth Allund a consegnare la medaglia di bronzo, mentre Luigi Lotto assegnerà a Marco Pontremolesi il riconoscimento firmato Sardegna. Second place and the silver medal representing Czech Republic, Thomas Hanus. Medaglia d'argento per il ceco Thomas Hanus. And first place, gold medal and the world champion per l'Italia, Giacomo Luca Fantozzi. National anthem of Italy.
And now some moments for a picture. Eccolo un podio per due terzi azzurro. Grande soddisfazione per Marco Pontremolesi, bronzo, e Giacomo Luca Fantozzi, oro. Con loro Thomas Hanus dalla Repubblica Ceca per la medaglia d'argento. Congratulazioni di cuore. Paolo Bucci, sai come dicono, che in certe situazioni alla volta l'assassino ritorna sul luogo del delitto. Noi ce la giochiamo. Qualche volta invece gli indiani, quando salutano, dicono Mitakuye o Yasin. È tutto collegato e vuol dire anche siamo tutti fratelli. Quando tu riesci a battere i tuoi demoni, demoni che ognuno di noi hanno dentro di sé, allora il resto sono tutti compagni d'avventura, amici, che te li puoi davvero godere. Non c'è nessuno da battere, perché hai battuto il tuo nemico più grande. E questo è l'insegnamento che l'arcieria ci deve dare. Lui è Paolo Bucci, rappresenta l'Italia, è colui il quale 2 anni fa ci ha fatto veramente sognare. È con gran piacere che lo ascoltiamo in un momento che poi è ancora il preludio, perché la finale è ad avvenire, la finale è da giocarsi. Sarà dura, però se lo spirito è questo, io credo che sia il migliore insegnamento che possiamo dare ai nostri ascoltatori. In bocca al lupo, capo Paolo Bucci. Crepi il lupo, crepi il lupo, grande. Ciao. Friendly. Ciao ragazzi, ciao ciao. Brava! 10. Quanto? 11 per entrambe, e la medaglia d'oro per Gloria Villa. 11 points for each one. 39 Gloria Villa. 39-24. We can start with the award ceremony for the Berbo Woman. Arco nudo femminile. A premiare sarà il vicepresidente mondiale della World Archery, Mario Scarzella, a consegnare il riconoscimento da parte degli arcieri Torres di Sassari, Giovanni Bonanni, sostituto commissario delle Fiamme Azzurre. Per il bronzo, la svedese Lina Björklund. Third place and bronze medal representing Sweden, Lina Björklund. Medals are presented by the Vice President of World Archery Federation, Mr. Mario Scarzella. The President of the Organizing Committee is presented by Giovanni Bonanni. Eccolo il simbolo degli arcieri Torres dedicato a questo mondiale, e Pier Giorgio Poti, che è presidente del Rotary Sardegna Lazio, consegnerà a tutti gli arcieri, partendo proprio da Lina Björklund, soltanto alla prima classificata. Ah, è un premio speciale dedicato a quello che è una campagna di sensibilizzazione che il mondiale ha voluto sposare insieme al Rotary, e che è contro la polio, e questo sarà le World End Polio Now. Speriamo davvero di raggiungere questo risultato. Bronzo per Lina Björklund dopo uno shoot off emozionante. La medaglia di argento è per Jessica Nilsson, representing Sweden, silver medal for Jessica Nilsson. Giovanni Bonanni a consegnare il riconoscimento degli arcieri Torres alla svedese Jessica Nilsson, medaglia d'argento nel arco nudo femminile, e l'oro e azzurro, medaglia d'oro per Gloria Villa. The world champion of women verbo is for Gloria Villa from Italy. Da parte di Giovanni Bonanni il riconoscimento a Gloria Villa, alla quale va il Award End Polio Now da parte di Pier Giorgio Poti, che è presidente della Rotary, perché anche grazie a questo mondiale la campagna contro la polio
è sicuramente stata un vantaggio. Siamo a tanto così dal raggiungere la podio zero in tutto il mondo. Grazie per Giorgio. And now, dear guest, please stand for the national anthem of Italy. L'inno nazionale dell'Italia. Nella categoria arco nudo femminile, Gloria Villa, Jessica Nilsson, Lina Björklund, foto di rito. Arriva dal Messico, quindi un lungo viaggio, le impressioni dell'arciere Ochoa che rappresenta la sua nazione così con grande orgoglio. Quali sono tus impresiones dado que tu vienes desde un país que es tan lejos de Italia? Bueno, he ganado mi campeonato nacional por 2 años seguidos y me gané el derecho de venir a este mundial. Es mi primer mundial y estoy satisfecho con mi desempeño. Son campos muy retadores y también son animales de 3D extraños para nosotros. Ha vinto il campionato della sua nazione per 2 anni di fila, così si è guadagnato il diritto di venire a questo mondiale che gli sta dando così tante soddisfazioni, anche perché sono animali che sono così diversi da quelli con cui loro tirano normalmente. Sappiamo che lui è molto amico di Mario Scarzella. Sì, tu sei un amico di Mario Scarzella, del presidente della Fittarco. Sì, Mario e io abbiamo sido amigos por mucho tiempo. Y en los Juegos Panamericanos yo fui director de tiro con arco y estuvimos muy, muy agradables momentos, él como representante de FITA y yo como director del evento de los Panamericanos. Lui e Mario Scarzella sono amici da molto tempo e si sono conosciuti durante i campionati panamericani dove lui era il direttore dei giochi ed è stata un'esperienza molto piacevole per lui. L'ultimissima domanda, intanto grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie per il tempo che non sei Cosa pensa della nostra isola, della Sardegna? Che piensas de Sardegna? Lo capisco bien. Sardegna è un lugar muy bonito, con un clima fantástico, me encantan los vinos y también el mangiare es muy bueno. La Sardegna le piace moltissimo, gli piace il vino, gli piace il clima, adora la nostra isola, insomma. Dal Messico, Mr. Ochoa, thank you very much. Grazie. Prego. Grazie.
Our ceremony for the women team. A consegnare i riconoscimenti il sindaco di Sassari Gianfranco Canau e Josep Gregori. Medals are presented by the mayor of Sassari, Mr. Canau. The present is presented by Mr. Josep Gregori. Terzo posto, medaglia di bronzo per Lisa Soderstein, Viola Antman, Jessica Nilsson, la Svezia. Bronze medal, Lisa Soderstein, Viola Antman, Jessica Nilsson, Sweden. Terzo gradino del podio per la Svezia. Second place in the silver medal. Chantal Porte, Sophie Cruz, Deborah Coupreau, la France. France. Argento per la Francia. E primo posto, titolo mondiale, medaglia d'oro per Sonia Bianchi, Giulia Barbaro, Cinzia Nozziglia, l'Italia. World champion with Sonia Bianchi, Giulia Barbaro, Cinzia Nozziglia, gold medal for Italy. E allora Gianfranco Canau consegna la medaglia di bronzo per la Svezia. Josep Gregori consegna la medaglia d'argento per la Francia. Sassari, consegnata dal sindaco Gianfranco Canau per l'Italia. World Champions, Sonia Bianchi, Giulia Barbaro e Cinzia Nozziglia. Italia che scalza dal tetto del mondo la Francia, campione del mondo uscente. Titolo per la squadra azzurra ed è il momento dell'inno tricolore, l'inno d'Italia. The National Anthem of Italy. No. No. Sì. The women team. E allora foto di rito per le tre nazionali sul podio. Stringetevi, davvero una bellissima competizione. La medaglia d'oro per l'Italia, argento per la Francia, bronzo per la Svezia. Grazie ragazze, congratulazioni. Thank you very much and congratulations again for your medals.
E noi passiamo tra poco alla premiazione della competizione a squadre maschile. Anche qui c'è stata davvero una... Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up. So